Il surf è partito 6 anni fa in maniera molto molto sperimentale e non credevamo di avere successo. Invece dopo 6 anni siamo praticamente un viaggio nel corso del quale incontriamo posti, persone e situazioni che non immaginavamo, che sono belle, che sono concrete, che ci aiutano ad andare avanti. Promosso dal Secondigliano Libro Festival, la 6ª edizione del premio patrocinato dal Comune di Napoli e dedicato alla memoria dello scrittore Marcello D'Orta ha coinvolto le 7 scuole secondarie di Secondigliano e San Giovanni a Teduccio, i cui studenti hanno votato dopo aver letto e discusso 3 libri con gli autori. Il vincitore è stato quello di Sergio Siano, dedicato a Maradona, un racconto fotografico della presenza a Napoli del più grande giocatore della storia del calcio. Un incontro meraviglioso e emozionante con i ragazzi che comunque testimoniano come sono ancora legati a Maradona, i giovanissimi, gli anni d'oro del Napoli, anni in cui il Napoli vinceva e soprattutto di quelle feste storiche, uniche, avvenute 30 anni fa e 32 anni fa. Però anche le domande dei ragazzi su Maradona e la voglia di conoscerlo sempre di più. Questo è indicativo, credo che sia una cosa molto importante. Nel giorno del tragico anniversario della strage di Capaci abbiamo ricordato non soltanto questo avvenimento, ma soprattutto abbiamo aperto le porte di Palazzo San Giacomo ad un percorso che dura tutto l'anno nelle scuole della nostra città ed in un quartiere importante che è Secondigliano. Self è giunto al termine e la consegna del premio sgarrupato attraverso il protagonismo delle ragazze e dei ragazzi è la nostra strada per dare quegli anticorpi e quella forza culturale a affinché mai più si ripetano nel nostro paese quelle pagine come la strage di Capaci, ma soprattutto le nostre ragazze e ragazzi possano essere degli adulti forti e in grado di affrontare la vita, le difficoltà, ma soprattutto stare sempre dalla parte giusta, quella della giustizia e della legalità.